Le emozioni nella pallacanestro cremonese non finiscono mai. Dopo la salvezza della Juve arriva la promozione dei Men in Green nella Serie B interregionale, celebrata nel Salone dei Quadri del Comune di Cremona alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti, dell'assessore allo sport Luca Zanacchi e del presidente del Panatron Roberto Rigoli. Un obiettivo non dichiarato e raggiunto dopo un'annata straordinaria. L'obiettivo era quello di lavorare su un gruppo prettamente giovane per farli crescere tecnicamente e, insomma, lo diciamo con un po' di presunzione, forse anche sotto l'aspetto umano, e costruire una squadra che si rendesse competitiva ma in un percorso di crescita durante il campionato. Poi invece i ragazzi ci hanno preso un po', come dire, in contropiede, perché hanno cominciato a vincere e vincere bene anche da subito, a esprimere un bel basket frizzante e piacevole. E insomma, alla fine siamo arrivati in quella posizione dei play-off che ci ha consentito di poi tentare la promozione e poi alla fine di raggiungerla anche, diciamo, già al secondo turno previsto, senza un ripescaggio successivo. Quindi direi doppia soddisfazione, perché non era l'obiettivo, ma al tempo stesso, lavorando sui giovani, abbiamo dimostrato che si può comunque ottenere anche il massimo dei risultati. Per la Sans in arrivo anche novità dalla prossima stagione, con la creazione del primo centro mini basket a nome Sans Basket. Noi dovremo pensare ai grandi, dovremo pensare ai medi, ma penseremo anche ai piccoli. Con settembre apriremo il nostro nuovo centro mini basket a Cremona, perché abbiamo intenzione di allungare la filiera della nostra utenza partendo proprio dai bambini. Già stiamo facendo da un paio d'anni insieme al Comune di Cremona, con le politiche educative, delle attività che non sono tecniche ma sono di gioco sport. Adesso inizieremo anche a fare un aspetto, a guardare un aspetto tecnico e a cominciare a lavorare sull'avviamento vero e proprio al mini basket.